Galiano e tifosi, avete pareggiato per la prima volta dopo tantissime vittorie, siete comunque in Champions come primi. Come pensate di proseguire questo torneo? Di vincere, se saremo di vincere, vinceremo. Una considerazione dei tifosi? Sì, vinceremo. Perché già il tifo fa tanto. Ma oggi tifavate Sporting. Cosa? Oggi tifavate Sporting. No, io mai. Ti farò Cicchitatin per sempre. Tutta la vita. E Galiano forever, direi. Pure. Pure. Vincitore, sarà il vincitore pure. Anche del pallone d'oro. Mancava? Che sottolineerò questa cosa già fatta nell'intervista precedente. Un'altra cosa. Vai. Mancava oggi Capo Cast, salutiamo. Grazie. Sì, vero. Dimentichiamo di lei. Vai, grazie. Dimentichiamo, scusa. Fino ad ora considerazione sul torneo? Un bel torneo. Va bene, vi ringraziamo. A prossimo, prossimamente. È la Champions League! Sarica, è arrivata la Champions, questo traguardo agognato! Cosa, un'espressione ragazzi, di questa vittoria! Noi siamo contenti, abbiamo sudato, è stata una partita difficile. Meglio così, dai ragazzi. Siete contenti? Certo, ci mancherebbe. Oh, e questa è la felicità dello Sporting Patoppo. Tu eri assente allo studio 7 l'otto scorso, già l'abbiamo detto, è un traguardo importante. Perfetto, intervistiamo anche Scigliano. Dov'è? Scigliano! Avete raggiunto la Champions! Sì, siamo molto emozionati, siamo contenti, non ci credevamo. Ah! Questa è la felicità dello Sporting Badoffo, signori, qui da qui allo studio step. No, aspetta, bello. Ultima considerazione. Ma l'esultanza, l'esultanza. Mamma mia, attenzione!